Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rachab. Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Ozia. Ozia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Geconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Geconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Questo Vangelo è il terrore dei lettori. Un'impresa affrontare questi nomi così astrusi. Oggi si festeggia la nascita di Maria. Se ci pensiamo, ogni nascita è una colossale impresa, certamente per mamma e papà, ma non solo. Il miracolo arriva da più lontano. Una nascita, un bimbo che viene al mondo, è frutto di miriadi e miriadi di persone che hanno incrociato la loro vita, tessuto una tela di infinita di relazioni e hanno permesso una continuità, una discendenza, appunto. Così per noi, e così è stato per Gesù,
il figlio di Maria e di Giuseppe. Questi nomi difficili, oggi ben letti dal nostro Christian, sono i nomi che hanno formato la catena della storia di Gesù. E non è un caso che siano difficili, perché sono quelli difficili che non ricordiamo. Sono la discendenza, il passato, la storia, le radici. Chi va mai a guardare le radici? Noi guardiamo i frutti, li raccogliamo, li gustiamo, ma mai pensiamo che quella pianta vive per delle radici che se ne stanno nascoste sottoterra. Mi piace pensare indietro alla mia discendenza, a coloro che hanno tessuto la mia storia, la mia vita. Chissà chi erano, come erano, quali fattori imprevedibili hanno dato modo di continuare la discendenza senza i quali io non sarei nato. Un giorno vorrò incontrarli uno ad uno e farmi raccontare come sono andate le cose.